Arianna Ozimo, portiere dell'Alessandria, squadra militante nel campionato di Serie B. Portieri si nasce o si diventa? Portieri si nasce, perché è una cosa che devi avere dentro, devi avere la pazzia di buttarti sempre in mezzo alla gente senza aver paura di farsi male o rischiare qualsiasi intervento, anche se io lo sono diventata dopo qualche mese, però sono dell'idea che si deve nascere portiere. Come nasce la tua passione per il calcio? Ho iniziato a scuola nel giardinetto con i miei compagni, alle elementari, e poi tra un passaggio e l'altro, una giocata e l'altra, ho convinto i miei a portarmi in una squadra maschile, all'Eureka Settimo, e da là ho iniziato, avevo 6 anni, e dopo qualche anno ho conosciuto il femminile e sono riuscita a entrare nel femminile. La tua carriera in breve? Ho fatto la scuola calcio nell'Eureka Settimo, appunto, ho fatto qualche settore giovanile i primi 2 anni sempre in questa squadra maschile, e all'età dei 9 anni sono entrata nel settore giovanile del Torino Calcio Femminile fino all'età dei 18 anni e quest'anno ho fatto il cambio ad Alessandria per motivi personali. Quali sono gli obiettivi quest'anno della vostra squadra? Innanzitutto la salvezza, perché siamo una squadra che sta nascendo adesso, ci stiamo conoscendo bene in quest'ultimo periodo e puntiamo a salvarci, ma ovviamente puntiamo a fare bene, cosa che stiamo riuscendo in quest'ultimo periodo. Portiere ha un ruolo anche psicologico, sbagliare è praticamente impossibile, costa sempre un gol. Sì, assolutamente, anche perché quando sbaglia il portiere la prima cosa che si vede è nella testa di un portiere un gol e una batosta ti taglia le gambe e può condizionare tutto il continuare della partita. Nonostante la tua giovane età, il sogno nel cassetto? E ovviamente poter continuare a rientrare a giocare in nazionale, visto che ho fatto qualche esperienza, e continuare a fare sempre meglio e riuscire ad arrivare a quell'obiettivo.